Dai, non vedo l'ora che inizi questo super pigiama party. A chi lo diamo? Ci parlo muovi. Dai, andiamo, 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 andiamo. Sì, troppo lento, devi entrare prima. Uffa. C'è Robby. Ma cosa stai facendo? Sto aspettando che arrivino i nostri amici. Non mi distrarre. Dai. Oh. Aspetta, sento le loro voci. Significa che sono arrivati. Sono qui fuori la porta e sì. Hanno anche già suonato. Scusi, ma perché non apri? Ah, hai ragione, vado. Diamo inizio a questo pigiama party. Ciao. Sì, sarà il pigiama party più epico di sempre. Quindi voi, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale. Perché? Perché si può fare questo! Ma la gara con i piscini! Dove ti sei permessa? Ragazzi, ma che cos'è questo rumore? Ma hai ragione, ma aspettate, viene da dietro di voi! Robby! Credo! Robby si è addormentato! Robby! Robby! Ti vuoi svegliare? Stavo dormendo. Ma secondo te ai pigiama party si dorme? Sì, ci sono i cuscini, le coperte, un letto morbido, gli amici, si dorme. Assolutamente no, quindi devi svegliarti perché dobbiamo fare tantissime cose bellissime. Ma io voglio dormire. No. Ora che ci siamo tutti, è arrivato il momento di vedere un film horror. Che bello ragazzi, un film horror. Non ho per niente paura. In realtà, amici, io ho tantissima paura. Sammy, ma perché stai tremando? Il film non è nemmeno ancora iniziato. Non voglio vederlo. Sammy, togli questo cuscino. Guarda, adesso ci sarà la parte più bella. L'inizio in cui raccontano la storia paurosa. No, non voglio vederlo. Dai, dai, non guarda. Voglio. Oh, Robby, chissà che cosa succederà in questo film. Non so se lo voglio sapere. Come non lo vuoi sapere, Robby? Devi concentrarti, è divertentissimo. Ragazzi, che freddo che sento. Ci deve essere qualcosa che fa corrente. Shh, Penny, ehi, ma cosa stai facendo? Questi sono i miei popcorn. E comunque devi fare silenzio, altrimenti non mi fai concentrare. Ma fa freddissimo, tu non senti freddo? No, io non sento freddo, sono concentrata. E com'è possibile? Ci deve essere per forza qualcosa che fa aria. Penny ha ragione, fai silenzio. Guarda che sto vedendo il film. Userò la mia fantastica torcia. Dani, se vuoi, ti accompagno io. Eh? Vuoi accompagnare Dani in bagno? Sì, per da sola è un peccato. È un peccato, devi fare la pipì. No, Dani sa andare benissimo anche da sola al bagno, sai? Tranquilli amici, torno subito. Tanto io sono la più coraggiosa di tutti. Sto un po' spaventando, ma devo essere coraggiosa, tanto non ci sarà proprio nessuno. Devo soltanto trovare il contatore, che non mi ricordo dove si trova. Questo che cos'è? Pensavate di fare un pigiama party senza di me? Ma che vuoi da me? Ho paura! Ragazzi, ma cos'è stato quell'urlo? Non lo so, ma
sembrava Dani. Sì, è vero, è stata Dani forse. Un momento, perché Dani ha urlato? Dovremmo andare a controllare. Io non vado da te, non rompimi le coglioni. Vai tu, vai tu. Il fidanzato, vai tu. Sì, sei anche il più forte. Perché sempre io? Perché non mi sto mai zitto, mi faccio gli affari miei. Ok, vado a controllare, tanto cosa può mai essere successo, no? Niente. Ci sono, magari è solo uno scherzo di Dani, giusto? Sì. Dani, sei fatti buona. Però, mi raccomando. Buona fortuna, Robby. Ciao, Robby. Meno male che è andato lui. Non vedo niente. Robby. Dani. Robby. Robby, sono qui. Ecco, non avevi una torcia? Ecco. Perché hai urlato? Perché? Guarda cosa c'è scritto. Dove? Era proprio qui sull'armadio, te lo assicuro. Ma qui dove? C'era qui, c'era una scritta. Qui c'era una scritta. Molto piccola, perché io non la vedo, Dani. Ma com'è possibile che sia sparita? Ma, Dani, quanti popcorn hai mangiato? Non è che ti hanno dato alla testa per caso? Assolutamente no, Robby. Mi ricordo tutto quello che ho letto e ho visto. E sentiamo, cosa diceva questa scritta? C'era una scritta che diceva che non lo abbiamo invitato e quindi era molto ma molto arrabbiato. Però io sono sicura di aver invitato tutti quanti. Eravamo in 6 e 6 ho invitato. E guarda caso è proprio la stessa scusa del mostro del film horror che stavamo guardando. Dici che quindi mi sono sbagliata? Secondo me quel film horror ti faceva paura e quindi sei corsa. E ora vuoi fare uno scherzo a tutti quanti? C'è una scritta qui, non c'è niente. Se devi andare in bagno, vacci, però non fare questi scherzi. Uff, amici, Robby non mi crede, ma io sono sicura di quello che ho visto. E voi? Avete visto la stessa cosa che ho visto io? Scrivetelo nei commenti. Ora però andrò in bagno. Tranquilli amici, io ho capito perché è saltata la corrente. E ecco qui, ora c'è di nuovo la luce. Qualche burlone ha staccato la corrente. Amici, ho fatto il pipì stop. Brava Dani, comunque noi abbiamo tolto quel film. D'altronde non faceva poi così tanta paura, no. Vero Sammy? No, non faceva per niente paura. Beh, allora direi di passare al momento del talent show. Talent show? Uno show in cui bisogna mostrare i propri talenti. Beh Dani, inizio subito io. Io so dormire ai pigiami party. Guarda. Solo lui riesce a dormire durante delle feste. Ma come si fa, Robby? Robby! Robby! Che c'è? Non è il momento di dormire. Il talent show sarà di ballo. Ognuno di voi scelga il proprio compagno. Amici, non avete speranze perché vinceremo noi. Sì, perché noi balleremo sotto incanto. Veloce, sempre tanto, con te mi sento come se fossi sotto incanto. Se ti vedo balla, gioisce, salta, appoggia la tua mano, aspetta e ascolta. Il cuore che fa boom boom forte solo per te, il cuore batte e fa boom boom forte solo per te. Non puoi fermarlo, boom boom forte solo per te. Da 1 a 10 tutti i concorrenti del talent show. Per me Robby sono stati bravissimi. Sammy, facciamogli vedere chi sono dei veri ballerini. Esatto Jenny. Vi faremo vedere noi. Sei pronto Sammy? Pronto. 3, 2, 1, via. Pa 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 ta ta ta. He he he. Vai giro. Pa 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 para para pa. He. Quello che ho provato, vai. La 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 la. Penny? Meno male, basta con questo strazio! Ehi, ma che cosa fai? Hai interrotto la nostra esibizione! Ma così non è giusto però! E quello lo chiamate ballo? Mi spiace, ma ho anch'io qualcosa per voi! Per noi e no! Assolutamente! Ah sì? E allora fateci vedere voi come sapete ballare! Già, vediamo se sapete fare di meglio di questo! Divento regalo!
sono giorni che sanno volare. Con un amico ogni attimo è spettacolare. Quanti ricordi non potrai scordare, perché da soli questo viaggio non è uguale. Avete ballato anche voi la nostra ultima canzone, Amicizia? Se ancora non l'avete fatto, trovate il link qui sotto in descrizione. Andate a vedere il videoclip, è troppo bello. Andiamo a volare da lì. Ragazzi, guardate lì, che c'è là sotto? Lo so che siamo stati tanto bravi, ma così bravi da rimanere a bocca aperta, no, eh? Sono contentissima, grazie. Robby, che stai facendo? Dani, non dicevano a noi. Io ho sentito sotto che aveva detto Jenny. Guarda, sotto la porta c'è un biglietto. Ma fammi vedere che cosa c'è scritto. Ma chi l'ha messo qui? Se vi piace ballare, vi farò ballare io di paura. Robby, chi ce l'ha scritto? Uno che non sa come si balla, come fai a ballare con la paura? Qual è il ballo da paura? È tipo un boogie boogie. Robby, smettila, durante questo pigiama party stanno succedendo tantissime cose strane. Prima la scritta e ora questo biglietto. Un secondo, è molto simile alla tua scrittura. Non è che l'hai scritto tu ed è di nuovo una cosa che ti stai inventando. No, Robby, non sono stata io. Ragazzi, Dani ha tolto la corrente, ha fatto finta di che c'era una scritta sopra l'armadio. Adesso ha pure messo il bigliettino perché stavamo ballando noi, è vero. Mentre ballavamo ha messo il bigliettino. Perché non ci ho pensato? Nessuno mi crede. Se così la smetti di fare questi scherzi scemi. Dato che nessuno qui mi crede, è il momento di farsi belle. Anzi, ho una super idea. Venite con me. Che bello. Andiamo. Sammy, guardale. Adesso si metteranno tutte quelle cremine, quella roba in faccia. Non serve a niente. Diglielo. Non serve a niente. Tutte belle. Ma belle di che? Non serve a nulla, ragazze. Ma come vi permettete? Ragazze, ho avuto un'idea. Quella maschera che tanto dite che non serve a nulla, la faremo voi. Così avrete la pelle liscissima. Ottima idea. No, ragazze, non ci pensate proprio a questa cosa. Io non me la faccio. Troppo tardi, ragazzi, ormai Dani è partita e nessuno può più fermarlo. Ecco qui un ottimo angolino. Ora sei Francesca. Robby, vieni qui. Devo metterti dell'altra maschera. Così sembri un piccolo marshmallow. Sammy, tu avevi davvero bisogno di una maschera idratante. Ecco fatto. Ora dovete lasciarla in posa per 10 minuti. Cosa? 10 minuti così? No. Che c'è? Che c'è? Sei davvero ridicolo! Io? Anche tu! Sembra un pazzo di neve! Oh. E tu con quelle orecchiette là? Io, è vero, ho le orecchiette, ma io sicuramente sto benissimo! Vero, amici? Chi è quello più carino tra di noi? Ragazzi, è ora che ne dite di giocare a obbligo verità? Oh. Sì, bella idea, Benny! Però, ragazzi... Cioè, sentite questo rumore alla mia pancia? Devo fare la cacca. Che schifo, Dani. Allora vai, perché sei qui? Torno subito, voi iniziate pure. Va bene, Dani, ciao. Inizieremo senza di te. Certo che Dani fa un sacco di pause bagno. Ok, allora, dato che Dani non c'è, sono io l'altro padrone di casa, inizierò io a fare le domande. Chiaro. Sammy. Obbligo o verità? Obbligo, Robby. Obbligo? Ha detto davvero obbligo? Ok, allora, ti sfido a parlare in tedesco per 2 turni. Ok, Robby,
cosa devo fare in questa casa e non so se sono capace di farlo. Fa troppo ridere, Sammy tedesco. Tu che tanto ridi, Jenny, tocca a te. Proprio non ce la facevo più a trattenere. Torna subito! Allora, scegli obbligo oppure verità? Beh, vedendo che gli obblighi sono questi, verità! Verità? È vero che una volta hai mangiato una tua caccola? No, io mangiami le caccole, no! Devi dire la verità! E questa è la verità, io non le mangerei mai, che schifo! Forse Benny le mangerebbe! Sei una bugiarda, sicuro le mangiate! No, Benny, ti sbagli, io mangio soltanto cose buone! Guarda, adesso è il naso rosso per le bugie! Ragazzi, c'è un problema, perché ora lei ha mentito, perché una volta l'ho vista io, che si è messa il dito nel naso e poi ho mangiato la caccola! Quindi devi fare un obbligo! Sì, sì, obbligo! 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 Uffa, va bene, allora che devo fare? Io un'idea ce l'avrei. Fai una capriola al contrario lì. Oh, voglio proprio vedere Jenny che fa una capriola. Uffa, va bene, amici, per questa capriola iscrivetevi al canale. Ok, ci sono. State a guardare, sarà divertentissimo. Ma in tutto ciò dov'è Dani? Si sta perdendo questo spettacolo. È vero, dov'è Dani? Manca da troppo tempo! Io al contrario non la so fare, quindi ne farò una normale! Ah, ci sono riuscita! Beccati questo, Benny! Ragazzi! Ragazzi, mi sentite? Sono rimasta bloccata nel bagno! Perché non si apre questa porta? Ok, ora tocca a te fare obbligo verità. No, bene. Ragazzi, mi sentite? È la voce di Dani. È Dani. Dani, ma sta urlando. Forse ha bisogno di aiuto. Dani, sono qui. Sono qui. Andiamo, ragazzi. Presto, ragazzi. Vieni dal bagno. Dani! Ma era aperta? Basta, sì. Dani! Ma no, vi giuro che era bloccata la porta del bagno! Benny, era bloccata? Ragazzi, no, ci ho messo un secondo ad aprirla! Ma no, vi sto dicendo la verità! Basta, Dani, stai rovinando la festa a tutti con questi scherzi! È la terza volta! Ve l'ho detto, Dani ha organizzato questo pigiama party per farci un sacco di scherzi questa sera. Di conseguenza io direi di lasciarla qui tra la sua cacca e la puzza della sua cacca. E se continui a dire aiuto, aiuto, e poi non c'è nessun pericolo, alla fine nessuno ti crederà mai più. Non si fa. È vero, infatti. Andiamo, ragazzi. Ciao, Dani. Ciao. Uff, ma perché nessuno mi crede? Questo doveva essere il pigiama party più bello di sempre! E invece qualcuno sta rovinando tutto! Io scoprirò chi è e gliela farò pagare! Parola di Dani! È arrivato il momento della storia di paura! C'era una volta, in un castello abbandonato, una piccola bambina. Ma ad un certo punto questa bambina scomparve e si dice e odia tutte le persone che fanno i pigiama party. Dani, se c'è questo fantasma forse è meglio smettere di fare questo pigiama party, no? Cos'è stato? Aiuto! No, ho paura! Oh, ecco Dani! Forse è proprio la bambina a fare questo rumore! Forse è il caso di andare a controllare nel corridoio! Sì, 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 andiamo! Prendi ma tu però! Vai Dani! Noi siamo tutti qui con te! Ma si può sapere perché devo andare sempre io avanti? Non vedo proprio nessuno, solo che lì in fondo è tutto buio. Forse è il caso di chiamare rinforzi. Ragazzi, potete venire un secondo?
Dobbiamo raggiungere lì quella cosa tutta buia. Ma perché andiamo lì al buio? Non potremmo accendere la luce. Siamo ancora in tempo per fermarci. Ho paura, ragazzi, ho paura. Fidatevi di me, qui non c'è nessuno. Aspettate, guardate, lì c'è un cartello. C'è una scritta. Guardate qui, è una freccia che indica perdimi. Maschera tutta rossa. E chiunque sarà stato a farci spaventare se la vedrà con tutti noi. 3, 2, 1. Ciao Nani. Ciao Robby. Ragazzi, non ci posso credere. Ma si può sapere come hai fatto? Magia. E soprattutto, perché hai fatto tutti questi scherzi? È perché volevo vedere le vostre facce. Facevate troppo ridere. Troppo bello. Non sei divertente, ora vai lì. Non lì. Sai cosa facciamo, Dani? Con questa tutina lo buttiamo fuori di casa. Scusate, non lo farò più. Ciao. Adesso possiamo fare quello che si fa nei pigiama party. Sì. Dormire. Ma no, ma cosa stai facendo, Robby? E io comunque lo sapevo. C'era qualcosa che non andava e nessuno mi credeva. Sta per iniziare il pigiama party in piscina. Sì! Ragazzi, credo che sia arrivato il momento di metterci il pigiama. Andiamo. Andiamo. Eccomi qui con il mio pigiama e ho un microfono perché sto per annunciarvi tutti gli altri partecipanti al super mega ultra fantastico pigiama party di Dani e Robby. Io ovviamente, oltre a presentarli, darò anche un voto, quindi scrivetelo anche voi qui sotto nei commenti. Iniziamo con Dani. Guardate quanto è bello il mio frontino ad unicorno. Beh, dovete votarmi. Mi raccomando, votate 10. Un bellissimo pigiama con topolino. Direi un bel 8 pieno. Ciao ragazzi, guardate cosa ho, un bellissimo pigiama delle super chicche. Wow, io adoro le super chicche. Allora io gli do un 7 e mezzo. Sì, perché mi piacciono di più i cartoni animati con i supereroi. Ciao ragazzi, guardate qui che eleganza. Io sì che sono un uomo, un vero uomo. Super uomo? Io direi super vecchio. Tre, assolutamente un 3. Ciao ragazzi, io ho il pigiama di Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, per me è un Winnie the Pooh. Ti do un 6, comunque è carino. Io ho il pigiama di Batgirl e combatterò il crimine. Votatemi. Wow, Batgirl! Ma è fantastico, è un supereroe ed è stata super figa la presentazione. Assolutamente un 9 per Jenny. Complimenti Jenny, hai vinto! Ho vinto, fantastico! Sapevo che combattere il crimine sarebbe stata la scelta giusta. Grazie mille Robby e grazie anche a voi ragazzi. Anche io ho qualcosa da dire. Robby, come ti sei permesso di dare un voto più alto a mia sorella Jenny? Mi piaceva di più il pigiama.
E allora io ho il tuo pigiama, gli do 0. Ehi! Ok, come vuoi tu. Che ne dite di fare una bella pignatta? Sì, giochiamo con la pignatta. Chissà cosa ci sarà qui dentro. Che bello, sono super emozionata. Non ho mai giocato alla pignatta in piscina. Benny, sei pronta? Dovrai fare 2 giretti. Sì, prontissima. 1 e 2. Oh! Dov'è? E voi amici, avete mai giocato al gioco della pignatta? Iscrivetevi al canale se lo avete fatto. Benny, dai, più forte. Più forte. Benny, mamma mia, che gioco noioso! Ragazzi, ma ce l'ho fatta, vero? L'ho presa la pignatta? Controlla tu stessa. Non proprio, Benny. Benny! Oh no, Franci! Franci, tutto bene? Un po' di più, e la rompevi questa pignatta! Ma dai, Franci, non fare l'esagerato, alzati, che adesso la rompo per davvero questa pignatta. Oh! Oh no! Benny, mi sa che hai colpito la pignatta un po' troppo forte! È un pigiama party in piscina, è normale che succedano queste cose. Tranquilla, Dani, ho io un'idea. Guardate, l'ho presa! Che bello, non vedo l'ora di mangiare qualcosa! Ehi, lasciatemene una! Un momento, ma queste caramelle sono tutte bagnate! Sì, e stanno di piscina! Io questa non la mangio! Ah, e adesso che cosa facciamo? Tenete, ragazze, questi popcorn sono buonissimi! Grazie! Che buoni, grazie Dani! Non stai mica dimenticando qualcuno? La tua sorellina! Oh, che peccato! Mi sa che non ne abbiamo abbastanza. Franci, ma perché? Siamo venuti qui, lontano dagli altri! Perché voglio proporti una cosa! Cosa mi vuoi proporre adesso? Una cosa super divertente! Cosa? Dimmelo! Cosa ne pensi se facessimo uno scherzo alle ragazze? Uno scherzo? Sì! Cosa hai in mente? Dimmi! Ascolta! Sarà fantastico! Fantastico! È arrivato il momento delle storie da paura! Oh no! Mammina! Mi fanno paura! Anche a me! Queste storie! Anche a me tanto! Sorellina, tienimi la mano! Assolutamente no! Oh, uffa! La cosa peggiore è che tutta una storia vera. Nel 1932, in una villa con una piscina, proprio come questa! Cosa? Proprio come questa? Una notte d'estate, un bambino cadde in piscina! E con gli anni che passavano, le persone sentivano la sua voce! La sentite anche... Franci, ho paura! La sentite anche voi! E si dice che il suo fantasma sia ancora nella piscina! Ci sono cascate, te l'avevo detto. Che facce. Non c'è proprio niente da ridere. Non si fanno queste cose ai pigiama party. Ve la faremo pagare. Ragazzi, sapete che cos'ho? Oh, questo qui! Il problema è che ce n'è soltanto uno e noi siamo in troppi. Questo basta al massimo per 2 persone. E quindi cosa facciamo? Quindi vi propongo una mega challenge! Io voglio giocare con Sophie. Vinceremo sicuramente, Benny.
Robby, io e te possiamo giocare insieme? Ovvio, Dani. Senti già il sapore di questo lecca-lecca? Oh no, Robby gioca con Dani. E a me è rimasto il vecchio Franci. Non sono vecchio. Siete pronte, ragazze? Sì! Chi arriverà per prima al traguardo farà vincere la propria squadra! Jenny è fortissima, vincerà lei! Ma è quanto Sofì e quelle calecca sarà nostro! 3, 2, 1, via! Vai, Dani! Spostatevi! Oh, ehi! Oh, Sabrina! Ecco! Dani! Guarda come saltella! Jenny ha bisogno di un incoraggiamento! So io cosa fare! Datemi una J! Datemi una E! Datemi una N! Datemi una N! Datemi una I! Tu non eri quello serio! Sì, sono serio! Jenny, dai, forza! Guarda! Stanno per Jenny. Finire! Oh, no! Oh, sono bravissimo! Guardate! È facilissimo! Sono arrivata! No! Oh no, dannazione! Quanto è buono! Quando arriva il mio turno? Ehi, devi aspettare, anche perché ho vinto io la sfida, non tu! Ma... Non è giusto! Io ho fatto il tifo! Allora, solo perché sei il mio fidanzato, giusto? Un morso. Davvero posso? Sì, sì, solo tu. È arrivato il momento del libro degli iscritti. Vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi. Sofia F. Ciao Sofia! Se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto. Ciao! Che buono! Hai visto? Ehi ragazze! Che c'è Jenny? Vi ricordate lo scherzo che ci hanno fatto prima quei due? Che ne dite se prepariamo una bella vendetta? Sì! Mi piacciono le vendette, soprattutto ai maschietti che ci fanno questi scherzi. Ci hanno fatto tantissima paura, se lo meritano. Li ripagheremo con la stessa moneta. E a quel punto ha fatto... Ma come, veramente? Sì! Ma ti vuoi alzare? Sei proprio vecchio. Ragazzi, vi abbiamo lasciato gli ultimi marshmallow. Ma veramente? Che gesto gentile! Esatto, ragazze, non dovevate! Dai, sono buonissimi, mangiateli! Sono tutti colorati! C'è il bianco, l'azzurro, il rosa, tu quale vuoi? Il bianco. Il bianco, sì, prendi! Sì. Prendo. Io prenderò uno a caso, vediamo... questa qui! È stato divertente! Era terrorizzato! Avete visto che buio qua intorno? È vero! E quindi avete il coraggio di giocare a nascondino in piscina di notte? Ho solo una domanda! Chi conta? Io no! Beh, tu l'hai chiesto, quindi tu conti! No! No, perché devo contare sempre io? Uno, due, tre... Forse posso nascondermi dietro uno di questi alberi? Sì, sì, sì. Ok, mi nasconderò proprio qui dietro. Secondo voi sono nascosta bene? 4, 5, 6... Sofì, andiamo... Dove andiamo? Non lo so. Andiamo da qua. Vieni. Guarda, ci sono degli scalini. Ma che paura. Andiamo. Chissà dove portano. Non ti va di scoprirlo? No, grazie. Sì, forse è meglio evitare. Mettiamoci qui. 8, 9. Credo che forse qui possa andare bene. Tu dici? Sì, non ci troveranno mai dietro una strada. Andiamo più di lì. Ok, d'accordo. Qui va bene? No. Ok. Aspetta.
Fatto, ho visto qualcosa. Dove? Ok, no, non era niente, era solo un'immaginazione. Vai, vai, nascondiamoci. 10! Sto uscendo! Devo cercarli, ma è tutto buio! Io non ho un ottimo senso dell'orientamento al buio! Non vedo niente! Aia! Aia! Ho schiacciato qualcosa di brutto! Non vedo nessuno! Non troverò mai dove sono! Non vedo assolutamente niente! Magari qualcuno è sceso qui sotto! Sì! Arrivo! Tanto vi trovo! Sono un re del nascondino! Sono un re del nascondino! Ma quanto tempo ci sta mettendo Robby a trovarci? Robby! 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 Dove sei? Robby! Robby! Era meglio non giocare a questo gioco! Robby! Robby! Ma dove si sarà cacciato? Oh no, ragazzi! Mi sa proprio che Robby l'ha trovato lì! Come lì? Robby! Robby! Aiuto! Robby! Ma che ci fai lì? Robby, siamo qui su! Aiuto! Mi sono perso! Oh no, dobbiamo salvarlo! Sì! Arriviamo, ti aiutiamo! Andiamo! Andiamo! Eccoci, Robby! Come? All'arrembaggio! Robby, sei davvero scarso a nascondino! Non è che sono scarso, è che è tutto buio! E allora sei fifone? Direi che è arrivato il momento di andare a dormire. Un pigiama party. Abbiamo i pigiami, sì. I cuscini. Andiamo a dormire, ok? Sì. Andiamo a dormire. Un momento. Mi sa proprio che io mi farò un bel pisolino sul tucano. Sicuramente è comodissimo. Buonanotte, ragazzi. Notte, notte a tutti. Sogni d'oro, amici. Good night. Sono davvero, davvero stanco. Notte, Dani. Dani? Ma, ragazzi, dov'è Dani? Dani si è addormentata sul tucano a bordo piscina! Ragazzi, sveglia! Non fate troppo rumore. Devo proporvi lo scherzo del secolo! Dani si è addormentata sul tucano a bordo piscina. Buttiamola in piscina! Buttiamola in piscina! Vuoi buttare in acqua la mia sorellina? È un'idea geniale! Uno, due, tre, Dani in piscina! Ragazzi, iscrivetevi al canale di Dani e Robby perché sta per avvenire un super scherzo a Dani! 3, 2, 1, via! Com'è l'acqua, Dani? Ma siete impazziti! È freddissima! E ho anche bevuto! Avrò la mia vendetta! Oh oh, mi sa che si è arrabbiata tantissimo! Andiamo via! Scappiamo! Qualcuno per caso ha un tre? E quindi, Sofì, ti dicevo, questo è tutto il mio armadio. Cos'è stato? Cos'è stato? Non lo so. Cos'è stato? Andiamo a vedere. Andiamo. Oh, guarda che cosa è successo. Ragazzi, ma tutto ok? No, che brutta sensazione, Sofì. Sì, anch'io. Ma che significa? Cosa è successo? Stavo facendo vedere il mio armadio a Sofì e a un certo punto ho sentito qualcosa sulla mia schiena, ma qualcosa di viscido, pauroso! Sì, anch'io ho sentito dei brividi lungo la schiena. Qualcosa di viscido lungo la schiena? Robby! Ma sei stato tu! Io? Tu sei viscido, sì! Ah, sì? E allora magari tu con le mani fredde! Io con le mani fredde, ma cosa dici? Non è stato nessuno di voi due! Voi due eravate con me e Benny, quindi non potete esserci. È vero. Ma non sarà mica stato un ragno, sei sicura? E poi, o magari c'è comunque la finestra aperta. No, la finestra è chiusa, non può essere stato questo. E poi un ragno? No, non è possibile, mi sembra strano. Vabbè,
Fa niente, ora possiamo andare di là. Ok, se qui è tutto risolto, che ne dici di una sfida alla play? Una sfida? Io e te? Sì? Sì, sfida accettata, tanto andiamo. Tanto ti batto. Tu batti me, Robby! Non ti pare proprio strano che gli sono venuti dei brividi a Sophie? Ma io sinceramente non ho paura di niente. C'è solo una cosa che mi fa veramente venire i brividi. Il sangue! Benny, dai, fammi fare a me. Benny, guarda qui! Ma questo è sangue! Certo, che oggi le ragazze urlano molto più del solito, Infatti, eh? È strano. Ma... cosa è successo? Ma non funziona più! Si è rotto il televisore! Ma sì, è proprio il televisore! Non ci credo! Com'è possibile? Com'è possibile? Guarda qui! Ma è nuovo il televisore! Il televisore è nuovo! Deve essere successo qualcosa! Forse la stessa cosa che ha... Non dirmelo! Che ha toccato Dani e che ha fatto urlare Benny in bagno! Ragazzi! Venite! Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Cioè, di lì il televisore si è rotto! Succedono cose strane, ragazzi. Io sentito i brividi. Come i brividi? Sì. Sangue! Io sto avendo troppa paura! Lo sapete? Che credo che in casa nostra ci sia qualcosa o qualcuno, tipo un fantasma! Ma no, non è possibile! Non ho visto niente! Un'idea? Sì, quale idea? Potrebbe funzionare. Seguimi, dai! Io ho paura. Cosa fai? Non lo vedo. Un cucchiaio! Io con questo cucchiaio mi difenderò. Col cucchiaio? Ma col cucchiaio cosa fai? Sì, perché se c'è un fantasma a formaggino, io lo mangerò! Formaggino. Io non ci posso credere che stia succedendo davvero. Ma come fai ad esserci un fantasma? Da dove è arrivato? Perché? Che cosa possiamo fare? Ma tu perché? Come fai a non avere paura? Dai, Robby! Ma che schifo! Ma io quando ho paura ho lo stomaco sotto sopra. Benny, non è colpa mia. Ma mi interessa, però che schifo. Vabbè, almeno adesso mi sono liberato e sicuramente qui siamo al sicuro. Guarda, non c'è traccia del fantasma. È vero, qui dovremmo essere al sicuro. Soprattutto dopo la puzzetta che hai fatto. Nessun fantasma vorrebbe venire qui. Benny, guarda qui, cosa c'è? La vedi anche tu? Dimmi che non la vedo soltanto io. Questa è una traccia del fantasma qui nel bagno. Sì, Robby, la vedo anch'io! E poi sotto che cosa c'è scritto? C'è scritto... Scappate! Scappate! Dani, dobbiamo assolutamente cacciare questo fantasma! Hai ragione, ma infatti sto già cercando un modo per mandarlo via! Io so che per i vampiri bisogna appendere un pezzo di aglio al muro. Ma Sofì, che cosa dici? Qui non c'è un vampiro in casa, c'è un fantasma! Ah, io che ne so dei fantasmi! Ok, aspetta, forse mi è uscito qualcosa. Ci sono! Dice che per mandar via un fantasma da casa bisogna distruggere l'oggetto da cui è nato. E da dove è nato? Non lo so, magari possiamo trovare qualche traccia, qualcosa dentro casa. È arrivato il momento del libro degli iscritti. Vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi. Marco D. Ciao Marco, se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto. Ciao! Ragazzi, abbiamo capito una cosa. Sappiamo come sconfiggere il fantasma. Davvero? Che bello! Allora cosa aspettate a dircelo? Come si fa a sconfiggere un fantasma? Anche perché io ho troppo paura. Ditecelo!
Dobbiamo trovare l'oggetto da cui è nato e distruggerlo. Ma che oggetto dobbiamo trovare? Esatto. Sì, se così la possiamo cercare tutti insieme. Ecco, in realtà non vi abbiamo detto che non ne abbiamo idea di cosa possa essere. Ancora non lo sappiamo. Però di sicuro deve essere un oggetto molto spaventoso. Sì, sicuramente. Ok, allora propongo di dividerci e cercare l'oggetto. Ma dove potrebbe essere? Lì in alto, secondo me. No, lì dentro l'armadio. Avete sentito? Aspettate. Magari sul muro. Sì, magari c'è qualche indizio qui da qualche parte. No, no, siete voi. Non mi fate spaventare. Allora, ragazze, procediamo con calma. Ok. Aprite gli occhi e controllate bene. Vediamo. Guardate anche sotto. Vicino, vicino, Dani, vieni qua. Non c'è nulla. Dobbiamo trovare un oggetto. Sì. Un oggetto maledetto, a quanto pare. Guarda! Cosa? Te lo ricordi questo? Io con questo qui ti batto sempre. Forse possiamo battere il fantasma. No! Stai dicendo che il joystick con cui qualche volta perdo sarebbe l'oggetto da distruggere? Il mio joystick! Deve essere un altro oggetto. Deve essere qualcosa di sicuramente più pauroso. Eh? Cosa? Avevo visto che effettivamente hai fatto palestra. Io infatti, si guarda. Non ti stavo mica abbracciando. Sì, io tu a me. No, sì. Ma cosa? Non ho ma paura. Chi sei tu? Non ho paura io. Ragazze, ma io non so proprio dove cercare. Scusate, ma io ho una domanda. Ma voi dove avete visto il fantasma per la prima volta? In camera, mentre guardavamo i vestiti. Allora può darsi che è lì l'oggetto, no? Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo! Deve essere in questa stanza! Oh, ragazzi, concentratevi! Le mie ciliegie dovrebbero darmi fortuna! Oh mio Dio! Ragazze! Ragazze! Cos'è successo? Qui c'è qualcosa! Sì! Cos'è? Non lo so! Sembra essere una foto! Ma un fantasma! È quello che stavamo cercando! È questo l'oggetto, l'abbiamo trovato! Sì. Non c'è niente più pauroso di questo! Può essere, secondo me, il fantasma è uscito proprio da questa foto! È vero! Allora dobbiamo distruggerlo immediatamente! Tutti insieme! Dobbiamo distruggere questa foto tutti assieme! Sì! Quindi prendetela tutti quanti! Ok! Ok! E mettiamola sopra la fiamma, esattamente al centro. Oh, paura, speriamo oddio, che funzioni, oddio. Guardate! Che sta succedendo? Sta svanendo! Speriamo che non torni mai più. Che sollievo. Un secondo, ma come ha fatto quella foto ad arrivare a casa nostra? Sono le 3 di notte e oggi giocheremo al gioco della bottiglia di Halloween. Ragazzi, ragazzi, un momento. Ma dov'è Robby? È vero, non c'è. Oh, ma come non c'è Robby? Lui doveva portare la bottiglia. Mi stavate aspettando per caso? Eccoti Robby, ti stavamo aspettando. Ciao Robby. Ciao. Ma come? Non siete spaventati? Robby, hai portato la bottiglia? Sì, l'ho portata. La bottiglia maledetta di Halloween. Ecco, bravo. Inizio io a girare. Amici, voi iscrivetevi al canale di Dani e Robby perché stanno per uscire tantissimi video di Halloween. Oh, è Fede, sono io. È uscito Fede e dovrà pescare dal calderone misterioso. Non mi avevate detto del calderone misterioso. Va bene, pescherò. Ecco qui il biglietto. Mi
Vediamo un po'. Prova del vampiro. Bevi del sangue. In che senso bevi del sangue? Beh, Fede, dovrai bere del sangue di vampiro. Accetti la sfida oppure no? Che schifo! Del vero sangue! Mi sa che devo berlo per forza. Ovviamente, amici, quello non è sangue vero, ma Fede non lo sa. Vabbè, lo bevo. Però se poi divento un vero vampiro, che faccio? Vabbè, lo bevo lo stesso. Un momento. Ma sa di fragola! Ah, dissetante. Come dissetante? Ma allora sei diventato davvero un vampiro? È troppo buono. Benny, ma dove vai? Quello non è vero sangue! È succo alla fragola! Tocca a me girare la bottiglia! Vediamo chi farà la seconda penitenza! Vai, Robby! E giro! No! Come io? Ma io ho girato la bottiglia, non posso fare anche la penitenza! Queste sono le regole della bottiglia, Robby! Ok, datemi il calderone misterioso! Da qui esce tantissimo fumo e non riesco neanche a vedere cosa c'è lì dentro. Sta attento, Robby. Ok, ne ho preso uno. Vediamo. Rivela la tua più grande paura. Beh, semplice. Robby ha paura di tutto, è un fifone. Ehi, non è vero, non ho paura di tutto. Non è come dici. Oh, povero Robby. Aiuto! Era la mia mano. Quale ragno? Hai la mano molto simile a un ragno, ok? Ma come? Che cosa dici? Comunque, la mia più grande paura è quella dei fantasmi. Ecco, l'ho detto. Immaginatevi di stare al buio di notte e sentire dei rumori, delle voci. E se fossero dei fantasmi? E voi, amici, di cosa avete paura? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Ma va, Robby, i fantasmi, ma che paura è? Non fanno paura a nessuno i fantasmi. Dai, su, andiamo avanti, adesso giro io. Oh, chissà chi uscirà. Da me? Sì, tocca proprio a te. Vediamo, vediamo cosa pesco. Eccolo, ne ho preso uno. Dai, su, Benny, aprilo. Recita la formula paurosa. Ma che sarà mai? Facilissimo. Sei sicura, Benny? Sì, sì, sono sicura. Speriamo bene. Ecco qui, Benny. Questo è il libro da cui dovrai leggere la formula paurosa. Sì, sì, tanto non esistono formule paurose. E questo è un libro come tanti altri. Benny, guarda che non si dovrebbero leggere le formule paurose. Soprattutto alle 3 di notte. Che paura, mamma mia. Allora, dov'è questa formula? Ah, eccola. Fantasmino, fantasmao, marramao. Forse devi dirla più forte, non lo so. Va bene, ci riprovo. Fantasmino, fantasmao, marramao. Oh, no, Benny, io te l'avevo detto. Jenny, te l'avevo detto, quello lì è un vero fantasma, la formula ha funzionato. E adesso che cosa facciamo? Ci sta cercando. Non lo so, nascondiamoci. Guarda, eccolo. È andato di là, guardalo, è in mezzo al salone. Vai, 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 vai. Io so che cosa sono questi versi. Che cos'è?
rendi conto? Io ho detto che i fantasmi sono la mia più grande paura e Benny ha appena chiamato un fantasma in casa nostra. Ora permettimi di avere paura da solo. Benny, ascoltami. Per mandare via il fantasma devi leggere la pagina accanto del libro con la formula paurosa. Va bene, se questo serve per mandare via il fantasma, lo farò. Benny? Benny? Qualcosa mi sta toccando! Assolutamente no, Dani! Devo sorvegliare ancora questo qui, torna a essere un fantasma! Tranquillo, Robby, ormai l'abbiamo sconfitto! Fidati di noi! Va bene, ti tengo d'occhio! E giro io! Sono uscita io! E vai! Finalmente pescherò dal calderone super pauroso! Chissà cosa mi è uscito. Mangia un dito schifoso. Un dito schifoso? Ah no, non voglio. Devi mangiare un dito schifoso. Io direi tipo questo qui. Non lo lavo da almeno un mese. No, Robby, no, ma che dici? In realtà è questo il dito, Dani, guarda. Che schifo. Effettivamente anche questo è schifoso. Ma io ti consiglio il mio. No, deve mangiare questo. Ma cos'è questo dito? Sembra il dito di uno zombie. Sa di piede puzzolente. Dani, ma non capisci niente, al massimo sa di mano puzzolente. Forse era meglio quello di Robby. È uscita Jenny! Chissà che cosa mi accadrà adesso. Voi amici, iscrivetevi al canale di Dani e Robby. Ok, Manu, devi pescare un bel biglietto. Leggi. Oh, diventa una mummia per due turni. Una mummia? Sai cosa sta per succedere? No, perché ridi? Che cosa deve succedere adesso? La bella mummia Jenny! Ovviamente si capisce che è una ragazza perché ha le margherite sopra. Dove tante margherite! Ragazzi, non vedo più nulla, dove siete finiti? Sei anche la prima mummia che ha un buon odore! Senti, è vero! Sei di margheritine fresche! Buono! Devo restare così per tanto ancora? Per due turni! D'accordo! Dove siete? Eccovi! Ora girerò io la bottiglia! Robby, è il... No! Ma perché sempre io? È il tuo turno, altrimenti perderai al gioco della bottiglia! Ok, ho già pescato un bigliettino dal calderone! Dani... È colpa tua perché tu hai deciso che dovevo comunque continuare a giocare, ok? Perché, scusa? Cosa ti è uscito? Non posso dirtelo, Dani, non posso farlo! Dammi qui! Cosa? No! Questo non si può fare! No? Benny! Non sono queste le regole, quello che esce si fa! E ora vediamo cos'è uscito! Dai un bacio a Benny! Non puoi farlo! Noi due siamo migliori amiche e le migliori amiche non si fanno queste cose! Cosa faccio? Perché mi escono sempre queste cose ai giochi della bottiglia? Che c'è?
Dicevo che alla fine devi farlo, altrimenti verrai espulso e il gioco finirà qui. Va bene, ok, darò un bacio a Benny. Ovviamente, ragazzi, io non bacerei mai il ragazzo della mia migliore amica. Quindi lui, anche se non lo sa, bacerà lei. Ok, allora dobbiamo darci un bacio. Benny, tu sei un'amica di Dani, quindi farò un bacetto piccolo piccolo. Va bene, chiudi gli occhi. 3, 2, 1. Ok, è stato strano. E posso dirti però una cosa? Cosa? Hai i baffi. Ma come ti permetti? Queste cose non si dicono mai a una ragazza. Io ho solo detto la verità. Sembravano dei piccoli baffi da topo? Sono uscito io. Che fai, Spirci? No, questo qui è il mio bigliettino. Allora, scegli dolcetto o scherzetto. Fatemi pensare. Sceglierò proprio dolcetto. Mi spiace, Fede, non sarai tu a scegliere dolcetto o scherzetto. Ma sarà il destino a scegliere per te. Il destino! Fede, dovrai scegliere uno di questi due muffin. Sembrano uguali, sì, ma uno è fatto con la ricetta normale di mia nonna, me l'ha consigliata lei. Ah, buona. L'altro invece è con la ricetta di mia nonna e un sacco di peperoncino. Oh, il peperoncino. Vabbè, allora sceglierò uno, due. Sceglierò questo. Sicuro? Sì, no. No, sceglierò questo. Sì, ufficiale. Lui. Vediamo se ti è capitato il dolcetto o lo scherzetto. Vediamo un po'. Neanche io lo so. Sembra buono. Vai a bere. È super piccante. Mi sa proprio che ha beccato lo scherzetto. Ragazzi, era super piccante. Mi brucia tutto. Un momento. Ma questo significa che è passato il secondo turno. Quindi posso liberarmi. Non ce la facevo più. Ma come fanno le mummie a stare così per tutti quegli anni? Adesso è il mio turno, girerò io. E a me di nuovo! Questo è il mio bigliettino. Vediamo cosa c'è scritto. Chi balla sotto incanto nella maniera più paurosa vince! So cosa fare. Oh no, se lo ballavo da mummia vincevo sicuro. Come si fa a ballare in maniera paurosa? Posso fare una faccia paurosa? E voi, amici, riuscite a ballare la nostra canzone sotto incanto, però in maniera super spaventosa? Se ci riuscite, fate un TikTok e taggateci! Poi esco di casa perché Robby è già sotto. Veloce, sempre tanto, con te mi sento come se fossi sotto incanto. Se ti vedo balla, gioisce, salta, appoggia la tua mano. Qui sotto nei commenti chi ha ballato meglio sotto incanto in maniera paurosa. E noi ci vediamo in un nuovo spaventosissimo video di Halloween.